Ehi, ciao ragazzi, come state? Finalmente sono riuscito a finire Insomnia. E dico finalmente perché chi è stato un po' attivo nei commenti sotto i miei video lo sapeva che il libro non mi ha preso molto. Cioè, mi ha preso al c***o. Lento, ma lento. Ho sentito spesso criticare Stephen King per il suo essere prolisso, ma sulla mia pelle l'ho sperimentato poche volte. Questa è stata una delle poche. È stato come un parto, non l'ho letto con voglia, non vedevo l'ora di finirlo, non mi ha appassionato, ma devo spezzare una lancia in favore del libro perché gli ultimi due capitoli li ho apprezzati, il finale ha commosso, il finale è stato un finale giusto. Ci sono stati dei libri di Stephen King che mi sono piaciuti tantissimo, ad esempio uno su tutti, Cose Preziose, mi è piaciuto tantissimo, sono arrivato al finale e ho detto no, ma veramente questo no. Almeno questo è successa la cosa inversa, no? Non mi è piaciuto, però il finale mi ha soddisfatto perlomeno. Ho sentito che è un libro indispensabile se vuoi leggere la saga della Torre Nera, quindi ho pensato, dai, va bene, siccome ho intenzione di leggerla prima o poi, almeno mi sono letto questa appendice. Ci sono state molte cose deludenti, ad esempio tutte le divagazioni che Stephen King si prendeva. Ma adesso non mi vengono in mente tutte, ovviamente, però mi sono rimaste impresse la scena con la cameriera che stava masticando la gomma, che è stata approfondita anche troppo, secondo me quella scena è durata anche più del necessario. Personaggi che sembravano importanti e invece venivano messi lì, poi venivano fatti fuori come niente, come Charlie Pickering. Pensavo che fosse un antagonista un po' più sostanzioso, invece... Allora, poi qua devo fare una piccola parentesi. Se tu mi metti un Ed Deepnew, che è il motore portante quasi di tutta la vicenda, e poi lo scontro finale fra Ralph e Roberts, Ed Deepnew. Vedete, neanche Dobby vuole ascoltare il mio commento su Insomnia. Se tu mi metti uno scontro finale fra Ralph Roberts e Ed Deepnew, che si conclude in poche pagine di libro, non è gratificante. E stessa cosa è successa con il Re Sanguinario. Mi hanno fatto immaginare questo Re Sanguinario per tutto il libro come una grande minaccia, come un essere pericolosissimo, poi compare e poi si risolve tutto così. Stesso discorso faccio per Atropo. Anche lui era un antagonista, sembrava un essere pericoloso. Si è rivelato essere una mezza calzetta. Poi io non amo le cose non spiegate. Che cosa erano gli anelli alla fin fine? Io non sono sicuro di averlo capito appieno. Tu l'hai capito, Dobby? Tu mi baci, però non è una risposta. Oppure, perché Ralph sentiva la voce della moglie? Di chi era quella voce che poi ha sentito? Sono sassolini che Stephen King ha lanciato per poi sviluppare la sottotrama in un altro libro, in un altro contesto? Non lo so. Fatto sta che siamo arrivati alla fine e ora è il momento di annunciare il prossimo libro. Come già avevo annunciato nello scorso video, dopo questo libro che mi ha provato, ho deciso di prendermi una pausa da Stephen King. Lo so che la maggior parte di quelli che mi seguono, o meglio di quelli che mi hanno scritto, volevano un altro libro di Stephen King. Anche a me piace, però a piccole dosi, cioè ho fatto quattro libri di fila di Stephen King, fatemene fare uno non suo, poi magari il prossimo sarà di nuovo uno di Stephen King, però fatemi almeno prendere una pausa. Me lo dovete e ne ho bisogno, grazie. È curioso perché, oltre ai primi due libri che si sono giocati la testa della classifica, ci sono state molte proposte che non erano fra l'elenco che io ho messo, che hanno superato quelli che erano in elenco, e volevo commentarli con voi, partendo da quelli che hanno preso più voti. Ad esempio, L'ombra dello scorpione ne ha preso ben tre. Potete mettervi l'anima in pace, non ho mai più intenzione di leggere L'ombra dello scorpione. Innanzitutto è un libro che ho già letto e per scelta personale non voglio portare sul canale libri che ho già letto, ma che leggo anche io per la prima volta. Ma poi L'ombra dello scorpione no, è un altro di quei libri di Stephen King che mi ha provato tantissimo. È il libro più lungo di Stephen King che ho mai letto, più di 1000 pagine. Bellina la storia, neanche così esaltante, ma no, mi dispiace, ma non leggerò L'ombra dello scorpione mai più. Ma neanche a livello personale. Tre voti li ha presi anche Cose Preziose. E qua faccio lo stesso discorso, l'ho già letto, mi spiace, ma non lo porterò nel canale. Però è un bel libro. Le notti di Salem ha preso due voti. Vorrei leggerlo. Sono scoraggiato dalla lunghezza. Sicuramente non adesso, non vi assicuro niente. Potrebbe essere che lo legga fra anni, mesi, oppure mai. Non so se capite lo stato d'animo. Mi piacerebbe, ma cavolo, è troppo lungo. È un mio problema.
Mi sono anche dimenticato di aggiungere che Guida Galattica per gli autostoppisti ha preso ben 2 voti. Ecco, la saga di Doug Adams è sicuramente una saga che vorrei leggere assolutamente. Io avevo visto il film di Guida Galattica per gli autostoppisti e mi ero innamorato e non vedo l'ora di leggerli quei libri, però sono dei libri che mi sono lasciato da leggere più avanti. Per il momento quindi non li porterò sul canale, ma sono comunque dei libri che ho voglia di leggere in un futuro prossimo. Adesso vi elenco tutte le proposte che hanno avuto un voto a testa. Abbiamo Ossessione, tra parentesi mi avete scritto introvabile. Io l'ho Ossessione, non è però nei miei progetti. Poi rimanendo sempre in zona Stephen King abbiamo La Chiappa Sogni, potrei volerlo leggere in futuro. Rosemother, idem come La Chiappa Sogni. Misery, che sicuramente è uno di quelli che voglio leggere assolutamente. Potrebbe essere anche una delle prossime proposte del 2021, ma non ve lo assicuro. E poi abbiamo La Torre Nera, che però qua devo dire che La Torre Nera è stato già letto da qualcuno e portato su YouTube. Mi sembra inutile leggerlo anche io, anche perché io mi sono già messo in playlist quel video, perché ho intenzione di ascoltarmelo anche io. Quindi se mi fai parlare, amore. Se volete vi lascio il link del video sulla Torre Nera, così ve lo potete ascoltare, non letto da me, ma letto da un'altra persona che non conosco, che è sicuramente bravo. Poi abbiamo un voto per un altro libro di Stephen King, e tra l'altro il commento continua con complimenti, sei molto bravo. Grazie. E in ultimo abbiamo un voto per Wilbur Smith. Nessun libro in particolare, Wilbur Smith. Qua devo ammettere che sono molto molto ignorante in materia. Conosco Wilbur Smith perché vedo sempre i suoi libri nei mercatini dell'usato, ad esempio è pieno di libri di Wilbur Smith. Nei supermarket spesso nel reparto libri compare sempre Wilbur Smith. Non ho idea di che cosa scriva. Avventure, tipo cose archeologiche, non lo so, è un autore che non mi ha mai attirato la lettura, è un pregiudizio, però non mi ispirano molto i classici libri da supermarket, senza offesa per gli autori, per chi li compra, però ripeto, è un problema mio, come la frase non sei tu, sono io. E passiamo adesso al libro vincitore del sondaggio di cui tutti starete aspettando l'annuncio. Il libro che ha vinto il sondaggio è I morti viventi di George Romero, un libro incompiuto, concluso da Daniel Kraus con l'autorizzazione di chi detiene i diritti. È un libro che non è uscito da tanto e mi incuriosisce tantissimo. Tra l'altro io sono un adoratore di George Romero, ho tutti i DVD della saga dei morti viventi. Per me è uno dei massimi maestri dell'orrore, nonché il papà assoluto del genere zombie che è tornato in auge da pochi anni, anche grazie alla serie The Walking Dead, che io non amo ma adoro alla follia il fumetto. È stata una lotta un po' combattuta all'inizio fra Il Trono di Spade e I Morti Viventi. Poi I Morti Viventi ha preso un'impennata di voti e il risultato è stato che alla fine ne aveva il doppio di quanti ne aveva Il Trono di Spade. Sinceramente non me lo aspettavo, pensavo che fosse molto più di nicchia questo libro, infatti io l'ho messo ma non mi aspettavo davvero che vincesse, pensavo ma forse solo a me piace I Morti Viventi, alla gente normale, no. E invece... Bene, il video finisce qui, vi ringrazio tantissimo per continuare a seguirmi, per i commenti che mi scrivete pieni di complimenti e simpatia e amore, io vi adoro tantissimo. Detto questo, io vi lascio nei prossimi giorni con la fine del Purgatorio di Dante e l'inizio del Paradiso che accorperò in 11 canti alla volta, quindi non saranno più un video per ogni canto, ma saranno 3 video da 11 canti l'uno. Così per accorpare un po' la Divina Commedia, uscire dal Purgatorio, entrare in Paradiso e finire anche quest'altra fatica. Mi sono ripromesso di farcela prima che finisca l'anno e ce la devo farcela. Lo voglio promettere a me stesso. Da Alessandro è tutto, vi saluta anche Dobby. Ciao Dobby, saluta. Buona serata a tutti.